음 <shrug> Ciao, sono Fabrizio Lisera, Oggi sto provando questo Morgan GM GM eh, Gregory Mold. Quindi rifacimento del eh, Gregory, McGregory Gregory o Gale. E apertura 9, 110, ho passato due bei pomeriggi veramente interessanti a provare questo becco prodotto dalla Morgan che eh, produce. Sono andato sul sito internet, adesso io per comodità lo leggerò dal mio telefono, ma farò apparire in sovraimpressione a voi la schermata, eh, ci scritto The Morgan Company acquired some antique mouthpiece molds originally made and used by the MC Gregory Company. Quindi eh, la Morgan ha eh, acquistato eh, alcuni antichi stampi, quindi è, è qui la, la particolarità di questa lavorazione, antichi stampi appartenuti alla Gregory. Gregory e Gale è esattamente la, la stessa eh, azienda. Quindi queste imboccature non sono prodotte utilizzando delle macchine CNC. Per chi non lo sapesse, le macchine CNC sono delle modernissime macchine che utilizzano un software eh, e hanno degli assi, hanno diversi dispositivi in grado di tagliare praticamente qualsiasi materiale con una precisione incredibile. E molte imboccature moderne sono prodotte in questo modo e vengono poi riferite, rifinite a mano. Invece, le imboccature morgan vengono prodotte utilizzando uno stampo e facendo quindi eh, non solo una rifinitura a mano, ma un, un procedimento molto più lungo. Perché qui, dopo, eh, è scritto anche: Ecco che we cut our facings and shape the chambers and baffles all by hand. Quindi, ehm, una volta che eh, producono attraverso lo stampo diciamo un'imboccatura grezza, poi eh, sia la camera sia il tetto sono completamente fatti a mano. E ehm, questa imboccatura è realizzata da Eric Greifenhagen, spero di averlo pronunciato correttamente, ehm, che è un esperto artigiano che ha lavorato per anni con Ralph Morgan, che purtroppo è venuto a mancare un po' di anni fa. E, ehm, quindi diciamo che Ralph Morgan ha sostanzialmente tramandato questa tecnica di produzione di imboccature eh, che eh, veniva utilizzata negli anni 40 e negli anni 50. Allora vi dico subito mm, che ho trovato questa imboccatura veramente molto interessante per vari motivi. Primo, veramente un applauso alla Morgan va fatto da me che sono un baritonista. <ride> Perché finalmente c'è qualcuno che si è dedicato a produrre delle imboccature diverse, quindi di diverse tipologie, hanno diversi modelli, per sax baritono, producendole sia con uno shank. Lo shank in italiano significa il, il, il collo, la parte che innestiamo nel sughero dell'imboccatura. Producendola sia con uno shank tradizionale, sia con lo shank allungato di mezzo pollice, quindi un centimetro e qualcosa che è molto importante per chi suona come me questi strumenti. Con, con 12M, per chi suona un con o un king ed altri eh, strumenti americani eh, anni 40, anni 30 anche. Eh, eh, molto spesso con le nuove imboccature, con le imboccature moderne, si ha il problema che siccome questi strumenti tendono a crescere molto, bisogna mettere il becco parecchio fuori, e quindi magari poi tende a traballare sul sughero. Insomma, si può fare, però onestamente, un po' scomodo. Ecco, con il Morgan questo problema non c'è, perché potrete inserire il becco stabilmente sul sughero e non avete nessun problema di intonazione. Quindi, meno male, veramente un applauso alla Morgan. Meno male che qualcuno si è reso conto che ci stanno un sacco di persone a cui piace suonare con dei vecchi con, dei vecchi king e questi strumenti qua hanno questa esigenza e finalmente qualcuno si è dedicato a questo problema. Quindi nel caso in cui tu come me eh, suoni un baritono con o un king ti consiglio di eh, provare questa quest imboccatura perché questa cosa veramente può fare la differenza e può semplificarti molto la vita. Eh, quindi questa è la prima nota positiva. L'altra nota positiva è che io ormai suono eh, questo sassofono qui e eh, un Otto Link Slant da ormai eh, quasi sette anni e non ho mai più provato imboccature, mai più provato altri strumenti. Ho deciso che volevo suonare questo, anche perché ogni imboccatura moderna che provavo mi ha sempre dato la sensazione di essere veramente piena di tutte quelle frequenze acute, un suono troppo tagliente, eh, troppo penetrante, troppo edge, eh, che io invece eh, non amo affatto, anzi ricerco proprio un suono di tipo diverso. A me piace il suono legnoso, il suono cavernoso, ecco, il baritono secondo me è bello perché ogni nota deve pesare come un macigno, se diventa eh, un suono così tagliente non mi interessa più. E diciamo che i miei modelli di riferimento a livello sonoro sono principalmente eh, Jerry Mulligan e Serge Shaloff e tutte e due, per quanto insomma avessero suoni di diversi uno dall'altro, tutte e due avevano comunque un timbro molto grosso, molto avvolgente, cavernoso, scuro e legnoso. A me questo piace e devo dire che il Morgan... Ha questa qualità anche perché eh, Jerry Mulligan, se non sbaglio, e anche Paul Desmond suonavano dei, dei Gregory, eh, che è l'imboccatura eh, da cui eh, la Morgan ha poi ottenuto lo stampo. E va detto anche che è molto difficile trovare dei Gregory o dei Gale dell'epoca. Eh, e poi, ammesso che voi riusciate a trovarlo, penso sia molto difficile trovare aperture ampie. Ad esempio, il modello che ho suonato io è un 110 che eh, la morgan classifica come 9 l'ancia che ho utilizzato è una vandoren blu numero 3 quindi un'ancia piuttosto robusta perché la vandoren blu corrisponde grossomodo a mezzo punto in più della rico quindi una 3,5 e mezzo della, della rico e, mh, le caratteristiche che ho notato anche rispetto Links slant che utilizzo io eh, sono ha un suono io lo classificerei come medio scuro ha un suono scuro ha eh, un buon volume, quindi se dovete uscire, se dovete tagliare, comunque, specialmente nella zona acuta, le, se spingete le frequenze acute comunque ci sono, quindi non è un suono scuro eh, che rimane fangoso, è un suono scuro, medio scuro che però all'occorrenza ce l'ha il, il barking, come lo chiamano in America. Eh, bark vuol dire è un cane che abbaglia, no? Buah, ce l'ha quella. Quell'irruenza anche nella zona specialmente acuta, che a volte serve per uscire eh, con il baritono. La camera è una camera medio larga, un po' meno larga di quella di, di un Ottolink eh, del mio Slant. Comunque quindi ha una camera medio larga, un, un tetto medio eh, e eh, l'apertura che ho suonato io è 110. Mi piace moltissimo. Di queste imboccature, il fatto che reagisca molto bene alle dinamiche. Avete sentito nell'esempio che ho suonato eh, all'inizio? Mi sono divertito a fare così improvvisazione su Ask Me Now di Monk. E eh, reagisce veramente molto bene alle dinamiche, anche se si spinge tanto. Io, in certi momenti, non so se si è capito nel video, ma ho suonato veramente forte. Anche se si spinge tanto, questa è una caratteristica molto importante: il suono non si sgrana mai e non diventa mai sguagliato. Eh, e la cosa che ha, quindi uno reagisce molto bene alla, alla dinamica e l'altra cosa che veramente mi piace, ho, ho apprezzato tantissimo, è la grandissima uniformità, cioè il suono... Nelle varie ottave è veramente distribuito bene. Di solito ci sono imboccature che magari non so, tendono a gonfiare molto sotto, a essere più esili sopra, oppure magari sono più cattive nella zona bassa, o nella zona acuta e perdono in un'altra parte. Oppure tirano fuori delle frequenze medie su certe note, non so. Altre devo dire che dal punto di vista dell'omogeneità mi ha veramente impressionato. Quindi eh, non so cos'altro aggiungere. Eh, vi consiglio di provare questa imboccatura se siete dei baritonisti, anche perché non credo esista qualcosa, perlomeno parlo per mia conoscenza, non credo esista qualcosa di simile sul mercato, ed è un'imboccatura che sicuramente può darvi un buon controllo, una buona facilità e poi, secondo me, anche un suono raffinato che spesso non si sente in giro con il baritono. Poi ovviamente io sono dell'idea che ogni sassofonista ha il proprio suono. Adesso magari vedo se riesco a inserire alla fine di questo video, se non diventa troppo lungo, una comparazione col mio Ottolink, oppure se il video sarà troppo lungo, magari farò proprio un video diverso di comparazione. Quindi eh, grosso modo, secondo me, se avete esperienza, io sono dell'idea che personalmente tiro fuori un timbro simile con varie imboccature, perché comunque ho in testa quel concetto sonoro. La cosa che secondo me è importante cercare in un'imboccatura non è tanto il timbro in sé, ma sono le qualità di fluidità di legato, facilità di articolazione, facilità nel range basso, nel subton, ottimo tra l'altro questa imboccatura, nel registro sovracuto, uniformità di registro. Perché se non trovate questo, almeno parlo per me, se non trovo questo in un'imboccatura può anche avere un, un buon suono, ma se. Non riesco ad avere un buon controllo, alla fine è tutto inutile perché il suono lo tiri fuori anche quando l'imboccatura ti risponde facilmente e quindi ti dà un buon controllo. E quindi, eh, se siete eh, curiosi diciamo, di provare un suono, diciamo così, di altri tempi in un'imboccatura moderna, che tra l'altro può avere anche la caratteristica di avere quindi questo collo allungato di un pollice e quindi adattarsi molto bene a chi, come me, suona degli strumenti vintage americani vi consiglio di provare questo, eh, questo becco prodotto dalla Morgan. Eh, ti invito anche ad iscriverti al mio canale se ti interessa, eh, perché ogni settimana produco un nuovo video che può riguardare il mondo del sassofono e del jazz nelle varie sfaccettature. Oggi si trattava di eh, la recensione di una imboccatura, altre volte ci sono, non so, esercizi di tecnica, di armonia, soli che sto trascrivendo, dischi che sto ascoltando e eh, altro. Per oggi è tutto, ci vediamo la settimana prossima ad un nuovo video. Ciao!